Benvenuti amici di Apple Mobile, oggi recensirò per voi il JWST Kenwood 525S, un compact hi-fi con dock station per iPod e iPhone, un prodotto davvero eccellente, e per aiutarmi a recensirlo oggi avremo un paio di assistenti ad hoc, di cui uno ve lo presento subito. Ecco a voi Buddy e quella che avete visto passare è Lilly, i miei due figli assistenti pronti ma darmi una mano nel recensire questo splendido prodotto che, come vedete, apprezzano. Benissimo, andiamo ad aprire la confezione e a scoprire insieme che cosa contiene effettivamente la JWST 525S. Oh, perfetto. Allora, tanto per cominciare possiamo trovare un po' di componentistica. Abbiamo il telecomando, abbiamo il cavo di alimentazione, un cavo antenna, un cavo di alimentazione straniero ed infine, se riuscite a non romperlo meglio, possiamo trovare la JWST Kenwood 525S. Oh. Vi dico la verità, questo è un oggettino davvero davvero ben fatto. D'altronde le specifiche tecniche che potete vedere nell'articolo parlano chiaro. E finalmente, dopo tanta carta, possiamo ammirare la JWST Kenwood 525S. Potete fare più o meno tutto quello che volete, cioè passare a sentire un po' di radio, piuttosto che un CD nel caso ce ne fosse inserito uno, e andiamo a trovare la funzione che più ci interessa. Prendiamo il nostro iPod, che potrebbe serenamente essere un 3GS o un iPhone 4 o 4S, non cambia assolutamente, e andiamo a sentire un brano, uno a caso. Questo è l'audio dell'iPod inserito nell'alloggiamento, il risultato è questo. Ho scelto una canzone che abbia un minimo di bassi per darvi l'idea di che cosa sto parlando. Come potete vedere il suono è perfetto, naturalmente avete un minimo di personalizzazione dei bassi, alti, surround, potete andare in modalità casuale, potete decidere la luminosità del display, potete anche comandare direttamente il menu dell'iPod. Non so se riesco a mettere a fuoco, ci proverò. Comunque, se riuscite a dare un'intesa di quello che sto vedendo, potete cambiare il menu. Per magari passare, che ne so, a una selezione Genius. Comunque
comunque fare più o meno quello che volete. Tenete sempre conto che questo tipo di dock, piuttosto che qualunque altro supporto audio che avete, funzionano effettivamente col menu del vostro iPod, ma la perfezione è un'altra cosa. Questo naturalmente non dipende dalla JVC, ma dal firmware dell'iPod. Detto questo, vi rimando al nostro articolo per godere appieno delle caratteristiche tecniche di questa splendida JVC Kenwood 525S. Da Apple Mobile è tutto. Mi raccomando, continuate a leggere i nostri articoli. A presto!